Come movimento, come associazione Aria Blu, di cui c'è Carlo Simone che è il nostro segretario, sono io, c'è Alessandro Casmirri, ci sono altre persone, è un bel gruppo che rappresentiamo quasi tutti i comuni, diciamo, della provincia di Teramo. Già noi nell'agosto del 2020 lanciamo l'allarme, perché proprio loro cercavano in tutti i modi di aiuto, capito perché? Perché comunque non vogliono abbandonare le terre, non vogliono abbandonare questo tipo di lavoro che ci dà un prodotto genuino. Abbiamo risollecitato, il nostro segretario ha cercato in tutti i modi di mettersi in contatto. Noi siamo andati in regione in audizione con tutti i capigruppi regionali, tutti i capigruppi, però hanno fatto orecchie da mercante, cioè ad oggi non ci ha dato nemmeno la risposta. E questo non è una cosa rispettosa nei confronti della gente, nei confronti dei cittadini tutti, addirittura anche del presidente della commissione agricoltura. Abbiamo interpellato pure lui, abbiamo fatto un elenco di quante latte e di quante mucche ci sono in provincia di Teramo, perché noi potevamo soltanto dire qui in provincia di Teramo, anche quando latte viene prodotto. Nessuno ci ha risposto, nessuno ci ha risposto. E noi torniamo ancora una volta a lanciare un grido d'allarme ai nostri rappresentanti regionali affinché ascolti questa povera gente che sta veramente, veramente messa male perché gli aumenti che ci sono, che loro hanno detto, sono aumenti reali che loro devono purtroppo affrontare.